Salve! Let's go! Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io, Fabri90, benvenuti in questo video update. Oggi faccio questo video per parlarvi di due argomenti, il primo dei quali è la partnership. Sì, torno a parlarne perché? Perché non l'ho ancora ricevuta e vi spiego anche il perché. Una o due settimane fa, ora non ricordo bene, ho ricevuto un'email da parte di TGN. TGN, per chi non lo sapesse, è il canale qua su YouTube a cui mi sto appoggiando per poter ricevere la partnership, come fanno molti altri comunque. Nella mail c'era scritto che devo completare ancora un modulo, un foglio, una banalità, insomma una sciocchezza, però prima di farlo devo assicurarmi che i miei video non abbiano problemi di copyright. Ora, purtroppo alcuni dei miei video hanno problemi di copyright, niente di grave, sono solo delle corrispondenze di contenuti, quindi niente, diciamo, di preoccupante, però devo fare qualcosa a riguardo, altrimenti la partnership non arriva. Quindi io adesso me lo dico, devo cancellare completamente il walkthrough di Resident Evil 5 e tutti i video di Monster Hunter 3. Perché? Devo cancellarli perché? Perché le corrispondenze vanno a Capcom, che è vera detentrice di copyright, e quindi non posso fare niente, devo per forza cancellarli. Comunque i video di Monster Hunter 3 li ricaricherò. Li ricaricherò in futuro, non subito, però li ricaricherò, quindi quelli torneranno online, diciamo. Aggiungerò del commentario, così. Resident Evil 5 invece niente. No, lo cancello definitivamente perché comunque è l'unico walkthrough che non mi è piaciuto per niente, per come è venuto, per come è stato fatto. Quindi addio a Wilders, non me ne frega niente. Poi ho altri 4 video con delle corrispondenze di copyright che sono nel bel mezzo di alcuni walkthrough. Sono uno in Final Fantasy X, uno in Zelda Twilight Princess e due in Super Mario Galaxy 2. Per questi video io allora le alternative sarebbero cancellare, aggiungere commentario oppure contestare il copyright. Io ho intenzione di fare la terza opzione. Voglio contestare il copyright perché non è attribuito a Nintendo o Square Enix o quello che è, ma è attribuito ad altri utenti di YouTube con dei video completamente amatoriali, quindi non sono dei veri detentori dei diritti, quindi sono corrispondenze di contenuti sbagliate, sono attribuite a persone sbagliate e io ho intenzione di contestarle. Ora voi direte, ok, chi se ne frega, però io vi devo dire che c'è un rischio, l'ho letto nelle FAQ di YouTube. Nel caso la contestazione fosse errata, o comunque a loro detta, se a loro detta fosse errata, c'è il rischio di chiusura del canale. Quindi io, cercando di togliere queste corrispondenze di copyright, sto rischiando che il mio canale venga chiuso. Questo ve lo dico chiaro e tondo. Per portare le mani avanti, per avere, diciamo, le spalle coperte, cosa faccio? Ho aperto un secondo canale. Vi lascio il link qua sotto nella descrizione del video. Il nome del canale è Fabri90X2. Niente di originale, lo so, ma non mi importa. E apro questo canale in modo che voi possiate iscrivervi anche a quello per sicurezza, perché comunque c'è un piccolo rischio che il mio canale principale, questo qua, venga chiuso. Ora, io mi auguro di no, perché se il mio canale venisse chiuso mi girerebbero veramente le balle, parecchio, non ve lo nego. E però, se non altro, avrei il secondo canale, voi sapreste già dove sono andato a lavorare di nuovo, e quindi ricomincerei il mio lavoro anche su quell'altro canale. Spero di no perché se la contestazione avvenisse nella maniera giusta, i miei video sarebbero puliti, non avrei più nessun problema di copyright e potrei ricevere questa beneamata partnership e togliermi poi da tutto, insomma stare un po' più tranquillo e smettere di sudare, ecco. Allora, tra 2 settimane esatte dal momento in cui carico questo video, io farò quello che vi ho appena detto, ossia cancellerò Resident Evil 5 e Monster Hunter 3, contesterò quei 4 video e niente, se tutto va bene ci continueremo a vedere su questo canale. Se qualcosa dovesse andare storto, io ora mi tocco, anche se non vedete, mi sto toccando le balle, speriamo di no, se qualcosa dovesse andare storto, appuntamento al secondo canale. 2 settimane perché? Perché almeno, insomma, vi lascio questi giorni in modo che possiate vedere questo video, non so, magari avete degli impegni, non lo vedete, vi lascio 2 settimane di tempo per potervi iscrivere al secondo canale, insomma, in maniera così
precauzionale, diciamo. Tutto qua. Il secondo argomento di questo video update è un argomento molto più soft, molto più leggero, insomma, non ci sono problemi in questo. E vi dico che il sottoscritto ha ripreso a giocare a Super Smash Bros. Brawl. Ora, magari non ve ne frega niente, però ve lo dico, vi lascio anche qua sotto nella descrizione, sempre del video, il mio codice amico e poi lo metto anche sul mio canale. Se voleste fare delle sfide con me, mandatemi un messaggio privato. Ora, vabbè, era tantissimo che non ci giocavo, erano quasi 2 anni che non ci giocavo, sono ancora molto molto arrugginito, quindi non avrete problemi a battermi. E però niente, accetto sfide volendo, e se volete contattarmi, insomma, per organizzare qualche incontro la sera, perché di giorno io lavoro, ve lo dico, quindi solo di sera, mi mandate un messaggio privato, mi date il vostro codice, io vi aggiungo, poi insomma ci sentiamo qua su YouTube, ci mettiamo d'accordo, se volete fare qualche sfida io ci sono. Va bene? Appuntamento tra 2 settimane, se tutto va bene continuiamo su questo canale, se qualcosa va storto ci vediamo nell'altro. Io ovviamente spero di continuare su questo. E niente, dai, grazie per l'attenzione e speriamo di rivederci sempre qua. Speriamo, ce ne torna. Ciao a tutti ragazzi da Fabri90.